buongiorno a tutti. Oggi parleremo del metodo dei volumi finiti. Poiché questo metodo numerico, come vedrete, non è molto complesso, cioè nel senso, avendo voi già fatto le differenze finite, non dovreste trovare difficoltà aggiuntive nel trattare questa metodologia. L'idea è che oggi riusciamo a vedere, cioè diciamo nella lezione di oggi, di 3 ore sostanzialmente, dovremmo essere in grado di affrontare tutto ciò che c'è da affrontare nell'ambito di questo corso per il metodo dei volumi finiti, in modo che poi avremo più tempo per gli elementi finiti, che quelli sì sono abbastanza più complicati. Allora, per parlare di questo metodo, evidentemente ciò che guarderemo sarà la discretizzazione, cioè la formulazione. Ricordate, con la parola formulazione intendiamo il passaggio dall'equazione differenziale alle derivate parziali, che governa il particolare problema che stiamo studiando, al sistema di equazioni algebriche, che appunto rappresenta il problema discretizzato. Quindi poi questo sistema, una volta risolto, ci darà le soluzioni nodali. Oltre a questo aspetto, vi farò vedere gli aspetti legati alla stabilità del metodo quando c'è un campo convettivo, quindi un trasporto dovuto alla velocità del fluido, e quindi la tecnica dell'up winding. Queste sono le cose che vedremo. Bene, allora partiamo dalla generica equazione del trasporto e diffusione di una generica grandezza phi. Phi piccolo ovviamente è la phi specifica. Questa equazione si scriverà del rho phi su del phi, quindi la variazione di phi nel volume di controllo rispetto al tempo, più il termine convettivo divergenza rho phi u vettore, dove u vettore ovviamente è il campo di velocità. Questo è quello che chiamiamo termine convettivo, ed è la variazione di phi dovuta ai flussi di phi legati al campo di velocità presente. È tutto uguale al termine diffusivo, divergenza di gamma gradiente di phi, dove appunto questo è termine diffusivo e questo è questo gamma grande, è il coefficiente di diffusione della grandezza phi si intende. Quindi tutto il termine diffusivo rappresenta di fatto la variazione di phi dovuta a flussi di tipo diffusivo, cioè per esempio nella conduzione il flusso di energia termica per conduzione è un flusso di tipo diffusivo. Più, se è presente, un termine sorgente. Che non necessariamente, evidentemente, deve essere presente. Allora, questa generica equazione di diffusione e trasporto, generica nel senso che è scritta per la generica grandezza phi, questo senso è generica, in realtà può rappresentare l'equazione di conservazione della massa, dell'energia, della quantità di moto, scegliendo opportunamente phi. Per esempio, se al posto di phi mettiamo la temperatura, noterete che questa equazione di fatto diventa l'equazione di conservazione dell'energia, e così via. Quindi nella termofluidodinamica questa tipologia di equazione è in generale l'equazione con cui ci si trova a lavorare, quindi equazione di diffusione e trasporto, e questi due termini sono quelli sui quali lavoriamo anche per ottenere la necessaria stabilità del metodo numerico, generalmente nell'ambito della CFD, termine convettivo e termine diffusione. Bene, il metodo dei volumi finiti è basato su sostanzialmente due concetti fondamentali. Il primo concetto è l'integrazione dei vari termini sul volume di controllo,
e integrando quindi tutti questi termini otteniamo il primo termine, scrivo direttamente integrale sul volume di controllo dV, e la derivata rispetto al tempo la porto fuori dal segno di integrale ad indicare un concetto semplice, e cioè che la variazione nel tempo è la variazione della quantità di φ all'interno di tutto il volume di controllo. In questo senso il d su dt lo portiamo fuori dal volume di controllo. Più integrale sul volume di controllo divergenza rho φ in dv uguale all'integrale sul volume di controllo divergenza di gamma gradiente di φ in dv, più ancora l'integrale sul volume di controllo del termine sorgente in dv. Quindi il primo passo è questo, integrazione sul volume di controllo. L'altro aspetto è l'applicazione scusate, ma sono un po' raffreddato, quindi tossirò spesso oggi probabilmente. L'applicazione del teorema della divergenza di Gauss, il quale teorema dice che l'integrale sul volume di controllo della divergenza di un generico vettore che posso chiamare A e non so, chiamiamolo A, A vettore, così, di dV chiaramente, quindi il volume di controllo potrebbe essere questo, e questa ovviamente è la superficie di controllo che sulla quale posso definire una normale uscente in tutti i punti, evidentemente. Ebbene, questa integrale in dv, non due volte di dv, evidentemente, questa integrale è uguale all'integrale sulla superficie di controllo di A vettore scalare n versore in dA. Questo è il teorema della divergenza di Gauss. Ora, questo teorema, se vogliamo dirlo in maniera, diciamo, semplicistica, che cosa ci dice? Ci dice che la variazione all'interno del volume di controllo di φ dovuta per esempio a flussi convettivi a cosa è uguale? Vediamolo subito. Applicando Gauss-Green l'equazione diventa d su dt integrale sul volume di controllo rho φ dv, e va bene. Poi abbiamo il termine convettivo diventa integrale sulla superficie di controllo rho φ u scalare n in dA uguale ancora integrale sulla superficie di controllo di gamma gradiente di φ scalare n in dA, e poi c'è il termine sorgente. Bene. Ora, se confrontiamo questo termine con questo termine, cerchiamo di capire che cosa è cambiato. Rallento un attimino, forse sto andando un pochino veloce, vi vedo impegnati a scrivere, quindi prendetevi pure un paio di minuti. Quindi, dicevamo, confrontando questi due termini, che cosa abbiamo? La variazione di φ nel volume di controllo dovuta al, di fatto al campo di velocità. È uguale, che cos'è questo? È un flusso di φ attraverso la superficie di controllo dovuto al campo di velocità. Quindi la variazione nel volume di controllo è pari al flusso netto attraverso la superficie di controllo, sostanzialmente. Bene. Quindi questa è un'interpretazione, diciamo, per capire che cosa stiamo scrivendo. Ora, che tipo di variazione è questa? Cioè un aumento o una diminuzione? Se abbiamo U scalare n, vuol dire che stiamo prendendo la componente del vettore velocità nella direzione della normale uscente, e
quindi stiamo prendendo una componente che va in questa direzione, quindi è un flusso uscente. Di conseguenza questo termine qui rappresenta di fatto una diminuzione di phi dovuta appunto a questo flusso sulla superficie di controllo. Il contrario avviene per quest'altro termine, il termine diffusivo. Ancora una volta la variazione nel volume di controllo è uguale ai flussi diffusivi sulla superficie di controllo, però questa volta, se ricordate, poiché il flusso è positivo nel verso del gradiente negativo, no? Come la legge di Fourier, ricordate che Q uguale meno K gradiente di T, sostanzialmente questo vale sempre, perché il flusso di qualsiasi grandezza va sempre dalla direzione, diciamo dai punti dove la grandezza è maggiore verso i punti dove la grandezza è minore. Bene, allora questo vuol dire che quando gradiente di phi vuol dire che è una diminuzione, in questo senso, scalare n, quindi tenendo conto che del meno del gradiente di phi e della normale che è uscente, alla fine questo termine rappresenta un aumento della quantità di phi nel volume di controllo. Ok, allora questo è il punto di partenza del metodo. Quindi prendiamo un'equazione generica di convezione e diffusione, integriamo sul volume di controllo. Ora va da sé, chi è il volume di controllo? Sarà il volume elementare, cioè l'elemento che noi andremo a definire una volta che abbiamo costruito la griglia computazionale. Quindi questa operazione la dovremo fare su ogni elemento della griglia computazionale. Dopodiché applichiamo Gauss-Green e poi ci dovremo preoccupare di come procedere con la discretizzazione. Allora, se questo è il punto di partenza, è sempre buona regola iniziare dal caso più semplice possibile per poter capire come procedere. Come caso semplice potremmo immaginare di risolvere per esempio il campo di temperatura lungo una retta. È un caso semplice perché l'equazione è un'equazione monodimensionale, stazionaria, abbastanza semplice, dove non c'è termine convettivo. Quindi sicuramente il caso più semplice in assoluto è il caso puramente diffusivo monodimensionale stazionario, per cui derivata seconda di phi su dx uguale 0. Quello è il caso più semplice in assoluto. Però ormai siamo a fine corso, quindi avete fatto anche un po' di esperienza, ci possiamo permettere di risolvere un'equazione leggermente più complicata che quella della retta. Quindi stiamo parlando di un caso monodimensionale, stazionario, diffusivo chiaramente, in particolare guardiamo il caso di una retta. Ora, giusto per ricordare di cosa stiamo parlando, questa che tratteggio è la superficie di base, che ricordate si trova a una temperatura T con S, dalla superficie di base protende una retta circolare a sezione costante. Questo è l'asse X, questa è la lunghezza della retta, ovviamente questa sarà l'area della superficie di base, questo è il perimetro, poi la retta si trova immersa in un fluido di infinito H segnato e così via. L'estremità, diciamo che è adiabatica, quindi l'equazione è derivata seconda di t su dx quadro meno m quadro t meno t infinito uguale a 0, ve la ricordate? Dove m quadro uguale hp su k, ma a noi in questo momento interessa come affrontare un'equazione di questo tipo. Diciamo che
ci riteniamo soddisfatti di arrivare a scrivere la matrice una volta scelta una griglia computazionale. La cosa interessante è che, se vogliamo, possiamo confrontare questa soluzione, scusatemi, la soluzione numerica con la soluzione analitica di questa equazione, perché la soluzione analitica l'abbiamo ricavata, è nota, ed era t meno t infinito diviso ts meno t infinito. Sto andando a memoria, quindi se dovessi sbagliare controllate, me lo fate sapere. Dovrebbe essere il coseno iperbolico di m x meno l, se ricordo bene, diviso coseno iperbolico di ml. Controllate, fatemi la cortesia, perché non sono sicuro di aver ricordato correttamente la soluzione. Comunque la sostanza non cambia, abbiamo la soluzione analitica e possiamo evidentemente confrontare il dato numerico con il dato analitico. Questo confronto, ve lo ripeto, si chiama verifica. La verifica risponde a una domanda semplice: sto risolvendo bene le equazioni differenziali di partenza, perché le risolvo in maniera approssimata? Se le risolvo bene, mi aspetto che la soluzione numerica coincida con quella analitica. Cosa diversa è la validazione. La validazione risponde a un'altra domanda, cioè supponendo evidentemente che il metodo sia verificato, cioè che ho un sistema di equazioni differenziali, una, due, tre, non lo so, che descrivono il problema, tutte queste equazioni con le condizioni al contorno sono il modello matematico, il metodo numerico è verificato, lo risolve bene. La domanda è: questo modello matematico descrive bene la realtà che io sto cercando di descrivere? Se lo descrive bene, io mi aspetto che i risultati numerici e i dati sperimentali, una volta che la simulazione abbia riprodotto esattamente un caso sperimentale, che è quello che state facendo voi, no? Con la PIB, la galleria del vento, i modellini che state stampando, le simulazioni, eccetera, voi non farete altro che riprodurre al calcolatore ciò che sta avvenendo all'interno della galleria del vento con il modellino. Se le misure in galleria del vento coincideranno con i risultati delle vostre simulazioni, già che il metodo che state utilizzando è verificato, allora sarà anche validato. Nel vostro caso, chi è il maggiore indiziato se i dati non coincideranno? Il modello di turbolenza. Ovviamente sto facendo un'assunzione che potrebbe essere un'assunzione forte: avete fatto correttamente la griglia, avete impostato correttamente le condizioni al contorno e tutto qua. Ipotizziamo, e questa è un'ipotesi che va sottolineata, che avete fatto tutto correttamente. Allora, se c'è uno scostamento, probabilmente il modello di turbolenza scelto va un pochino a finito, ok? Questo per capirci. In questo caso quindi potremmo fare una verifica. Allora, prendiamo questa equazione e seguiamo i vari passi che ci servono, che dobbiamo seguire per arrivare alla discretizzazione. Il passo numero 1 che dobbiamo seguire è la generazione della griglia, chiaramente. Allora, come si genera la griglia? Guardate, in maniera molto molto simile, ma molto simile, a quanto abbiamo fatto con le differenze finite. Infatti, se ho questo dominio che è la retta, posso dividere il dominio in un certo numero di elementi, per esempio, che sono volumi di controllo di fatto, per esempio ne prendiamo 1, 2, 3, 4 e 5, in questo modo. Ecco. E in questo caso ho fatto una griglia uniforme, poiché tutti gli elementi, i volumetti anzi, avranno la stessa dimensione, e il nodo è posizionato al centro di ogni volumetto, o meglio, volendo essere un pochino più precisi, forse è meglio dire che la superficie, l'interfaccia tra due volumi contigui, si trova a metà tra il nodo primo e il nodo dopo. Ok? Forse così è un po' più preciso. Quindi avremo nodo 1, nodo 2, nodo 3,
nodo 4 e il nodo 5. E ora per tutti questi nodi dovremmo ricavare la forma dell'equazione discretizzata. Lo facciamo per il generico nodo interno e poi applicheremo le condizioni al contorno. Va bene? Quindi il primo passo è la generazione della griglia e dovendo poi noi andare a ricavare l'equazione per il generico nodo interno, facciamo riferimento ad una notazione che utilizzo perché? Perché la stessa notazione, tra l'altro queste cose che oggi vi sto spiegando le troverete, chi vuole approfondire, sul libro Verstegg Maralasek, che era quello che vi ho già indicato, con la copertina viola, ok? Lì troverete un approfondimento se volete e troverete la stessa notazione che sto utilizzando, che utilizzo evidentemente di proposito in modo che poi lì trovate gli stessi simboli e non andate in confusione. Allora, qual è la notazione di cui parliamo? Generico nodo interno lo chiamiamo P, dopodiché il nodo a destra lo chiamiamo E e il nodo a sinistra lo chiamiamo W. E sta per est in inglese e W per ovest, sempre in inglese, east-west, ok? Bene, questo è il volume di controllo associato al nodo P, che tratteggio in questo modo, e quindi nel caso più generale di griglia non uniforme avremo queste varie dimensioni che chiamo delta x w grande p grande delta x p e poi le due interfacce qui le chiamiamo E piccolo e W piccolo. Allora il W piccolo, per distinguerlo da quello grande, lo faccio con questo trattino qua sopra, va bene? Così si riesce a capire con certezza che questo è piccolo e questo è grande. Di conseguenza qui avremo queste altre dimensioni che sono questo potremmo metterlo così, ok. Allora, questo per esempio è delta x w grande w piccolo, questo è delta x e piccolo e grande, questo è delta x e il nostro elemento e così via. Quindi questa è la notazione che utilizziamo. Solo una domanda, w piccolo ed e piccolo cosa rappresenta? Sì, allora W piccolo ed E piccolo rappresentano la posizione dell'interfaccia tra l'elemento P e l'elemento W ed E grande rispettivamente. Cioè qui ci sarà un altro elemento, ovviamente associato a W, chiaramente, l'interfaccia è posizionata in W piccolo e l'interfaccia qui in E piccolo, quindi quella è l'interfaccia. Allora, proseguendo, generata la griglia computazionale, a questo punto andiamo al passo 2. Il passo 2 è appunto la discretizzazione. Allora, la discretizzazione dell'equazione differenziale di partenza, abbiamo visto prima, la otteniamo integrando sul volume quella equazione lì, che in realtà è divergenza del gradiente di T, quella lì, no? Più, anzi meno, integrale sul volume di M quadro T meno T infinito in dV, in dV, che qua è uguale a zero. Applicando il teorema di Green della divergenza, e tutto diventa integrale sulla superficie del gradiente di T scalare n in dA. Ovviamente T è una quantità scalare, il gradiente di una quantità scalare è un vettore, cioè voglio dire, questo penso sia evidente. Meno integrale sul volume di m quadro T meno T infinito in dV uguale a 0. Quando ci spostiamo ovviamente nel monodimensionale, questo gradiente di T è dt su dx. L'integrale sul volume
altro non è che un integrale in x, cioè un integrale di linea, perché il problema è monodimensionale. Se scalo di un ordine di integrazione, quindi, come a dire, passo dal volume alla superficie, passo dall'integrale di linea alla differenza dei valori tra un lato e un altro. Perché differenza però? Perché io integrare sulla superficie di controllo significa andare a valutare la grandezza agli estremi, qua e qua. Però qui avrò le due normali uscenti, che sono questa e questa. Questa vale 1, questa vale meno 1, questo è il nodo P, questa è l'interfaccia E, questa è l'interfaccia W. Quindi quando la valuto qui, mi viene dt su dx, valutato in E. Quando la valuto qui, col segno meno, viene meno dt su dx, valutato in W. Giusto? Quindi il tutto in monodimensionale diventa dt su dx è integrato sull'area, quindi A per dt su dx, e questo è valutato in E, perché c'è la normale uscente che è avverso concorde con l'asse di riferimento x, e quindi vale più meno A dt su dx valutato in W piccolo all'interfaccia, e questo meno è dovuto al fatto, ripeto, che la normale uscente ha segno opposto all'asse coordinato x, per cui vale meno 1. Meno, allora qui abbiamo integrale sul volume di m quadro per t, diventa m quadro t per il volume dell'elemento, che è l'area, per la dimensione dell'elemento, che è delta x, il tutto è uguale. Allora t infinito per m quadro è, non è un t infinito, è un termine noto sostanzialmente, quindi lo porto all'altro lato, faccio uguale m quadro t infinito per l'area per delta x, e questo rappresenta, abbiamo detto, il volume. Avete capito? Attenzione, qui T è T con P, ho dimenticato di metterlo, ma è la T con P. Noi stiamo lavorando su questo volume di controllo qua, quindi il valore nodale è il valore rappresentativo dell'intero volume di controllo, quindi questo volume di controllo si trova alla temperatura T con P, come abbiamo già detto quando abbiamo parlato delle differenze finite. Vi ho detto che il modo di realizzare la griglia è simile. Bene, allora a questo punto il problema si è spostato, cioè siamo partiti dall'equazione, l'abbiamo integrata sul volume, abbiamo applicato gas green, e adesso ci viene chiesto di valutare il gradiente alle interfacce E e W, ma noi però il valore nodale, cioè noi la soluzione la valuteremo nei nodi, non alle interfacce, giusto? Qualsiasi metodo numerico valuta la soluzione nei nodi. Noi avremo la soluzione nel nodo P e nei nodi W ed E. Quindi per valutare il gradiente alle interfacce non facciamo altro che applicare, come abbiamo già fatto in precedenza, il metodo delle differenze centrali. Per cui possiamo scrivere con un'espansione in serie di Taylor che t e grande è uguale a t e piccolo più dt su dx valutato in e piccolo per l'intervallo di espansione che è delta x e piccolo e grande mezzo, cioè delta x e piccolo e grande e basta. Quindi sto scrivendo il valore di t in e grande in funzione del valore di t in e piccolo con un'espansione in serie di Taylor, l'intervallo di espansione è delta x e piccolo e grande più la derivata seconda di t rispetto a x sempre valutata in e piccolo
per delta x e piccolo e grande al quadrato mezzi, più dei termini aggiuntivi che sono dell'ordine di delta x al cubo. Allo stesso modo posso scrivere la t in p, quindi subito prima dell'interfaccia, l'intervallo di espansione è delta x pe, t con p uguale t e piccolo, meno questa volta perché sto prima, cioè, e quindi vuol dire che il delta x è negativo, no? Perché ricordate, nell'espansione in serie di Taylor f di x uguale f di x0 più f' per x meno x0, e questo x meno x0 che diventa negativo, quindi dt su dx valutato in e delta x pi grande e piccolo. Questa volta, poiché il delta x al quadrato ritorna positivo, quindi derivata seconda di t su dx valutata in e delta x pi e mezzi al quadrato più un errore dell'ordine di delta x pi e al cubo. Di queste due espressioni faccio la differenza, ve lo ricorderete, vi scrivo il risultato. Alla fine il risultato è che i termini derivata seconda scompaiono perché faccio la differenza, quindi questi scompaiono, e alla fine ottengo, ovviamente t con e, t con e si semplificano, e alla fine ottengo che dt su dx valutato in e è uguale, anzi facciamo così, uguale fi con e meno fi con p diviso, un'altra cosa, la griglia uniforme nel nostro caso, delta x e piccolo e grande è uguale a delta x fi e piccolo. Quando vado a fare la differenza, qui c'è un segno meno, quindi in realtà diventa una somma, mi ritrovo dt su dx valutato in e che moltiplica la somma di questi due delta x. Ora questi due delta x insieme fanno la dimensione dell'elemento. Nel nostro caso le cose sono particolarmente semplificate perché la griglia è uniforme, quindi utilizzerò semplicemente delta x, più c'è un errore dell'ordine di delta x quadro che trascuro, e vi ricordo infatti che lo schema delle differenze centrali ha un ordine di approssimazione pari a 2, quindi è del secondo ordine. Così facendo sono passato da un gradiente valutato all'interfaccia a, di nuovo, alle grandezze incognite, che sono i valori nodali della temperatura. Ci sono dubbi, domande? Tutto chiaro? Ok. Non mi resta quindi che sostituire... State ancora scrivendo? Ok, aspettiamo un attimo. Quindi l'equazione era A con E dt su dx valutato in E meno A più V dt su dx valutato in W meno M quadro T con P A delta X uguale m quadro t infinito a delta x. Questa è l'equazione che abbiamo scritto. Ovviamente a con e a w sono uguali ad a, evidentemente. Quindi, siccome la letta è a sezione costante, queste aree sono tutte uguali. Se fosse stata a sezione variabile, lì avremmo inserito il valore dell'area sostanzialmente alle interfacce, mentre questo AW lo dovete leggere come volume, quindi se fosse stata a sezione variabile non è che vi dovevate preoccupare di capire chi è questa, no, tutto questo insieme è il volume, quindi si calcolava il volume di quell'elemento e lì si metteva il volume, capite? Che ovviamente in generale può essere l'area media per la lunghezza, e va bene, quello è un altro discorso. Nel nostro caso aletta sezione costante, tutte le A si semplificano. Ora, utilizzando lo schema di differenze centrali, questo diventa T con E meno T con P diviso delta X meno T con P meno T W
diviso delta x meno m quadro t con p delta x uguale m quadro t infinito delta x. Ci siamo quasi, perché a questo punto mi conviene moltiplicare tutto per delta x, quindi qui compare un delta x al quadrato, e riordino l'equazione per ottenere, vediamo un attimo, dw, ok, meno t con p t moltiplica, qui ho meno t con p, quindi è 2, qui c'è un segno meno, quindi 2 più m quadro delta x quadro, poi ho t con e uguale m quadro t infinito delta x al quadrato, e questa è l'equazione per il generico nodo interno. Ora vale la pena spendere due parole, però, prima di procedere, giusto per capire, relativamente a caso puramente diffusivo, cioè derivata seconda di t su dx quadro, anzi, scusatemi, scriviamolo correttamente. Divergenza di gamma gradiente di phi uguale a 0. Ora capirete perché proprio due parole. Se applico, allora questa è un'equazione più semplice di quella, ma c'è comunque un termine diffusivo, no? Come abbiamo visto prima. Quindi diciamo il metodo è quello. Però perché voglio dirvi questa cosa? Perché quando applico i passi dei volumi finiti, poi applico il teorema di Green e alla fine scrivo gamma con e, a con e del phi su dx valutato in e meno gamma w a w del phi su dx valutato in w è uguale a 0, ok? Perché applico Gauss Green, quindi questo diventa integrale sulla superficie di gamma gradiente di phi scalare n in dA, lo integro e ottengo questo. Beh, perché vi dico questo? Allora, anche se magari A con E e A W sono gli stessi, li possiamo semplificare, eccetera, la domanda che si potrebbe porre è: quanto valgono i coefficienti di diffusione gamma alle interfacce E e W? Non è una domanda banale, perché quando, per esempio, in un problema conduttivo K è uguale ovunque, il problema non si pone. Non so, K vale 16.3 watt al metro Kelvin, varrà 16.3 ovunque, io non ho nessun problema. Ma se invece dovesse essere un valore che dipende dalla posizione, da x, e qui sono all'interfaccia, io magari questo valore ce l'ho nei nodi come al solito. Che prendo? Per le derivate abbiamo utilizzato lo schema delle differenze centrali. Allora la domanda è: qual è l'analogo dello schema delle differenze centrali per la valutazione di una grandezza che potrebbe essere in questo caso gamma? Questo, gamma con E è uguale a gamma P più gamma E grande diviso 2. In altri termini, prestate un secondo di attenzione, quando sono all'interfaccia e devo valutare una grandezza secondo lo schema delle differenze centrali, in realtà quello che vado a fare è nient'altro che un'interpolazione lineare. È un'interpolazione lineare, né più né meno. Quindi faccio una regressione lineare e la vado ad applicare all'interfaccia. Nel caso di griglia uniforme, questa interpolazione lineare si riduce a una media, come ho scritto qua. Va bene?
Chiaro che noi questo problema qui non l'abbiamo proprio visto nel problema della letta, perché K è uniforme ovunque, infatti l'abbiamo proprio tirato fuori dal segno di divergenza e l'abbiamo messo in M quadro. Però ritenevo opportuno evidenziare questo aspetto. Quindi quando c'è una grandezza scalare da valutare all'interfaccia, l'analogo delle differenze centrali è regressione lineare. Nel caso di griglia uniforme diventa media. Ok, chiusa parentesi. Rimane da vedere che cosa succede quando dobbiamo applicare le condizioni al contorno. Noi abbiamo due condizioni al contorno che io tra l'altro nemmeno ho scritto vicino al modello matematico, adesso le scrivo subito. Allora, le condizioni al contorno sono T in 0 uguale T con S e dt su dx valutato in L uguale 0. Queste sono le condizioni a contorno. Ora, nell'applicazione di queste condizioni a contorno ci crea meno problemi la condizione all'estremo di adiabaticità. Infatti, se andiamo a vedere prima il nodo terminale, qui avremo l'ultimo elemento, che è questo, che è l'elemento 5 nel nostro caso, poi avremo l'elemento 4, qui, e qui c'è la condizione di adiabaticità. Questa interfaccia la chiamo 5E, quest'altra la chiamo 5W, secondo la notazione che abbiamo utilizzato, e allora se vado a scrivere il tutto ottengo, secondo quello che abbiamo scritto prima, praticamente dt su dx valutato in 5E meno dt su dx valutato in 5W più T5 che moltiplica m quadro delta x per l'area uguale T infinito m quadro delta x per l'area. Senza andare nel dettaglio, questa condizione a contorno non ci crea nessun problema, perché semplicemente sappiamo che qua se c'è adiabaticità su termine 0, punto. E poi si sviluppa secondo quello che abbiamo fatto prima. Quindi molto semplice. Ok? Non c'è molto da aggiungere. Che cosa succede invece al primo nodo? Lo facciamo qua. Allora, il primo nodo sarà qui, a fianco avremo l'elemento 2, quindi l'elemento 1, l'elemento 2 e così via. Qui avremo la T con S, ma la T con S coinciderà con la temperatura all'interfaccia 1W. Vedete? Quindi io devo imporre la temperatura T con S all'interfaccia 1W piccolo. Non ce l'ho nel nodo. Vediamo che cosa cambia in questo caso. Allora qui scriverò dt su dx valutato in 1e meno dt su dx valutato in 1w al solito meno m quadro t con 1 delta x per a uguale m quadro t infinito delta x per a. Che cosa cambia? Allora su e non ho problemi, questa la scriverò
come io mi sono dimenticato di mettere l'area qui, attenzione, area, anche prima l'ho dimenticato, quindi area, mettetela, l'ho dimenticata, ok. Allora, qui non abbiamo problemi, perché questo diventa area per t con 2 meno t con 1 diviso delta x. Il problema è qui, perché non ho il nodo qua, questo nodo qua non c'è, quindi lo schema di differenze centrali non lo posso utilizzare, ma posso utilizzare uno schema in avanti, lo ricordate? Chiaramente pago il fatto che non è del secondo ordine ma è del primo ordine, è del primo ordine, ma è anche vero che l'intervallo di espansione, cioè l'errore, sarà delta x mezzi, comunque rimane il fatto che è del primo ordine. E quindi come scrivo? Scrivo t con 1 meno tw di 1w diviso delta x mezzi, e questa è proprio t con s. Quindi abbiamo come differenza questo 2 che sta qua, e lì pongo la temperatura e poi ricavo tutta le funzioni. Ecco qua. Tutto chiaro? Domande? Ci credete o no? La parte diffusiva è questa. Capito questo, siete in grado di fare qualsiasi problema diffusivo con i volumi finiti. Non ci sta altro da aggiungere. Non credo nemmeno sia opportuno fare un esempio pratico applicativo, ne abbiamo fatti tanti con le differenze finite, vi sarete accorti che è quasi la stessa cosa. Ma infatti il metodo dei volumi finiti è un metodo semplice, perché consente, scrivendo il tutto in questo modo, di avere una chiara lettura fisica dell'equazione nodale, la quale ci dice il flusso a destra meno il flusso a sinistra più questo termine, che di fatto è come un termine di generazione, è uguale alla quantità nota, cioè un bilancio di energia che facciamo sull'elemento, cioè è quello che facevamo con la formulazione fisica le differenze finite. Chiaro? Facilmente interpretabile, però paga una scarsa flessibilità quando le equazioni che governano il problema diventano più complicate, cioè equazioni di qualsiasi tipo potrebbero creare dei problemi. Cosa che, come vedrete, negli elementi finiti viene superata, perché quando vedremo la formulazione degli elementi finiti vi renderete conto che quella formulazione la posso applicare a qualsiasi equazione differenziale, pur ignorando completamente qualche cosa a descrivere questa equazione. Ok? E da questo punto di vista gli elementi finiti sono molto molto più flessibili, infatti funzionano nella meccanica strutturale, nella CFD, nella parte chimica, nella parte interazione fluido-struttura, funzionano ovunque. Allora, adesso dovremmo vedere che cosa succede quando c'è un campo di moto. Volete fare una pausa prima di procedere? Sì? Bene, allora facciamo una pausa e poi continuiamo.